l'infanzia è la cosa più importante, l'unica vera fase della vita biologica in cui viviamo, in cui cresciamo, no? E poi tutto il resto della vita in cui abbiamo la scoperta, le sorprese, così. E impariamo a conoscere il mondo, poi tutto il resto è come una ricerca dei sapori, degli odori, senza che ovviamente ce ne rendiamo conto spesso. Però poi, passata l'adolescenza, diventato adulto, questo è più o meno quello che succede, secondo me. Quindi siccome la mia adolescenza l'ho trascorsa quasi interamente qui a Palermo, allora Palermo, Roma, però molto più a Palermo. E qui ci sono tutti i miei ricordi, tutti i miei... tutta la mia vita è qui. Per via dell'osservazione di tante altre persone, penso sempre di più pure io, senza rendermene conto sto appunto ricreando queste memorie che poi spesso ovviamente sono del tutto inventate. Posso cercare forse di ricostruire delle memorie di cui non ho più memoria, no? Con l'esperienza da adulto della vita c'è una mescolanza di queste due cose. Della fantasia, dello scoprire, dell'iniziare a sentire questa cosa dell'abbandono, della perdita, delle esperienze più belle della vita, mescolate all'amarezza, diciamo, ancora più grande che quella di una persona adulta. Sì, mi ricordo esattamente di questo momento di cui mi parli. Avrò avuto, non so, 8 anni, probabilmente 7-8 anni, ed ero seduto, avevo una scrivania di un tipo bel design italiano di quegli anni 70, di legno bianca, molto geometrica esternamente. Sopra era un foglio di plastica rosso, molto lucido, con portoggetti, le cose tutto stampato. Ero bravo nel disegno, a scuola, così mi dicevano. Però ho capito che fino a quel momento non sapevo disegnare e quel giorno ho imparato a disegnare. Mi ricordo però esattamente come se avessi la fotografia a casa di quell'esatto momento. Stavo disegnando un uomo che lottava con un altro uomo per un gioco di luci. Ho capito come funziona la tridimensionalità, la cosa, come distribuire gli spazi. Cioè, da quel giorno è stata tutta un'altra. È come imparare ad andare in bicicletta, quando all'improvviso dici, ma è facilissimo. Diventare artista è una cosa a cui non ho mai pensato fino alla famosa appunto scommessa di cui abbiamo già parlato con mio fratello e la mia ragazza di allora. Perché ho detto sì, se io mi ci metto lo posso fare pure io. Dice sì, vabbè, ma no, non arriverai mai a fare cose. Ho detto allora, facciamo una scommessa. Ho detto addirittura che avrei fatto la biennale entro, qua stiamo parlando del 2000, fine 99, era dicembre del 99, quasi Natale. Ero a New York. E poi, insomma, la biennale in effetti l'ho fatta però 5 anni dopo. Passo una settimana anche a volte cercando di fare una catalogazione delle cose prima e poi appunto passare alla fase della selezione proprio per le cose da buttare, le cose da riprendere. Comunque spesso invece questo metodo di follia mio, così, di accumulare le cose, mi restituisce delle cose buone, nel senso che riscopro cose di cui mi ero del tutto dimenticato, magari fatte anche per caso un anno prima o tanto prima, che poi danno in là o alla soluzione di un lavoro in corso di cui no, oppure a una nuova progettazione, diciamo, mentale, perché nuovi lavori magari sono per quelli che derivano da questa cosa, che sono quelli che mi piacciono di più in realtà. La scultura però è stata la mia prima cosa di più complessa, a parte il disegno. E poi non ho più fatto nessuna scultura per tanto tempo, a parte quelle cose che una volta erano, che sono tipo delle mummie che avevo a casa, tipo, però prima erano perfette, sembrava proprio pelle, poi i topi si sono mangiati.
perché la farina, il grande scultore di tutti i tempi si chiama Medardo Rosso. Vabbè, a parte la scultura classica o fino alla scultura barocca, finora più che altro ho indugiato sul fare delle cose così per più che altro sono per passare il tempo, avendo sempre la matericità di Medardo Rosso in mente. Essendo siciliano, essendo italiano e siciliano in particolare, con tutta la verità greca che abbiamo qui, eccetera, siamo circondati da questa cultura che è stata tramandata più che altro attraverso la scultura, più che la letteratura, di cui rimane pochissimo, o la pittura, di cui rimane anche molto meno. Quindi certamente fa parte del mio immaginario derivante dall'infanzia. Quello che vedo in giro non mi piace quasi mai, perché ormai tutto è delegato alle tecnologie, all'essere scaltro, guardare troppo il mercato, e si è perso la connessione con la storia dell'arte, la cosa che è molto legata in realtà alla manualità, anche alla trasmettere quello che l'occhio passa al cervello, il cervello elabora a modo suo, che ormai quasi non esiste. Infatti io penso che presto si dovrà coniare un nuovo termine, se magari, già non, magari è già stato coniato, non lo so, per definire questi artisti di oggi, che non sono, non hanno niente a che fare con ci sono grandissimi artisti, però la maggior parte dei ragazzi che fanno arte oggi, delle gallerie che spuntano come i funghi da tutte le parti, insomma, non è arte, questa è un'altra cosa, è a metà strada. Tra forse l'arte, le belle arti, la pubblicità, il design e tante altre cose, però non è arte, così come si fa un distinguo tra moda e, che ne so, alta moda, cosa, cioè, si dovrebbe pure fare un distinguo tra le varie cose, i vari modi di approcciare l'arte. Quali sono le cinque cose che adoro? Direi il Marco Aurelio, l'originale, ai Musei Capitolini è la cosa più bella in assoluto al mondo. Tutto Medardo Rosso, tutto Marco Ferreri, la Sicilia e l'Italia. Che detesto la mafia, tutto quello che contribuisce a fare la mafia, cioè l'arroganza, l'ignoranza, la saccenza e l'esoterismo. Just to tell me that they love my voice.